Dunque, il tema intorno al quale tutti quanti, insomma, racconteremo qualcosa è il sogno. Nel mio caso è la pittura e gli artisti, e io ho fatto una scelta che magari forse è un pochino meno scontata, cioè in realtà quando nell'ambito della pittura si parla del sogno immediatamente lo si collega ai surrealisti, lo si collega al mondo che è venuto dopo Freud e che è un po' lo specchio di questa grande scoperta e lettura e analisi che è stata fatta da Freud. Io penso che gli artisti abbiano invece delle antenne e che molte volte in maniera intuitiva, in maniera asistematica, in maniera molto suggestiva abbiano esplorato molte cose che poi la scienza ha legittimato. E quindi in età romantica ci sono alcuni grandi pittori con delle immagini meravigliose, molto libere, che hanno fatto questo affondo in quello che poi chiameremo l'inconscio, quello che si vede con l'occhio interiore, la notte, le tenebre della nostra vita, e sono Fuss di William Blake per arrivare fino a De Chirico.